Amici dell'Orienteering, eccoci collegati con Spinaceto, dove oggi gli azzurri hanno sostenuto una sessione di allenamento. Febbraio è il mese della preparazione fisica e gli azzurrini infatti stanno svolgendo proprio in questi giorni nel Lazio il training camp ufficiale della nazionale di CO, un momento fondamentale di grande carico di lavoro in vista del debutto agonistico. Gli atleti, guidati da Stefano Raus e Verena Troi, hanno trovato il supporto di tecnici e società locali che stanno permettendo loro di sostenere allenamenti di qualità su mappe sia cittadine che in bosco. Le città interessate sono quelle di Bracciano, Cerveteri, Roma, Anguillara per la specialità sprint, mentre la Faggeta in Manziana, Montemusino e alla Macchia della Signora nei pressi di Ladispoli per quanto riguarda le sessioni in foresta. Un'alternanza di tecniche con anche allenamenti giornalieri tripli, un lavoro utile a cementare il gruppo oltre che per lavorare sulla parte fisica con allenamenti differenziati oppure mass start con corsa sull'uomo per aumentarne il ritmo. Alcuni azzurri partiranno ora per il Portogallo, dove sono in programma altri stage con i club di appartenenza oppure presso le loro sedi solite di allenamento. Prossimi appuntamenti sono i mock camp e le prime gare di Coppa Italia, ma sentiamo subito dalla voce dei tecnici come sta procedendo questo camp. Procede tutto bene, abbiamo già fatto 4-5 allenamenti. Abbiamo iniziato martedì, siamo venuti giù, siamo in 9 in tutto. Abbiamo trovato subito accoglienza alla scuola di orienteering di Cerveteri, dove abbiamo fatto un primo allenamento per muovere le gambe dopo il viaggio. Sono sempre i coach a spiegare cosa è stato trovato dal punto di vista tecnico nelle carte laziali. Ovviamente la maggior parte di noi viene dal nord Italia, Trentino, Veneto, Lombardia, quindi non siamo abituati a dei terreni veloci per questo periodo di preparazione, visto che siamo a febbraio. Buono anche il giudizio sulle mappe trovate proprio qui nella regione Lazio. No, le mappe sono molto precise, adesso oggi siamo qua a Spinaceto, è veramente molto precisa, anche nelle altre mappe ci siamo trovati molto bene, non ci sono stati grossi problemi. Ma sentiamo ancora, sempre dalla loro voce, quali siano i prossimi obiettivi in programma. Prepariamo i ragazzi sia della squadra juniores che i più giovani della squadra assoluta. Sono molto talentuosi perché, per esempio, Francesco Mariani viene fresco da un oro al mondiale juniores e il prossimo anno sarà il suo primo in categoria elite. E per finire, chi sono stati gli azzurri più in palla durante la sessione laziale? Abbiamo visto Francesco Mariani, che fisicamente è molto in forma. Qualcuno è infortunato o almeno non al 100% ancora guarito da infortuni. Poi Mattias Coppelle e anche Pietro Palumbo ha qualche problemino. Anna Rita Scalzotto e Martina Rizzi sono già in forma, stanno bene e corrono bene. Bene amici dell'Orienteering, siamo così giunti alla fine di questo servizio inedito, speciale, grazie a tutti gli azzurri che hanno collaborato per la realizzazione di questo prodotto. Ringraziamo qua dal nostro camp nel Lazio gli altri tecnici della Fiso che hanno aiutato me e Verena, e gli orientisti qua del Lazio che ci hanno dato una mano, e il comune di Bracciano ovviamente per l'ospitalità. Dalla nazionale Under 23 di Corsa Orientamento, un grande saluto a tutti.